Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guida Tramontana. Ciao ragazzi. Anche quest'oggi, come nella settimana scorsa, abbiamo fatto un video, io e Salvatore, e oggi ritorniamo sul canale più forte di prima per mostrare una cosa davvero interessante, e cioè... Che cosa dobbiamo mostrare? Ah sì, Vabbè, è proprio fuso, è proprio fuso. Perché sono sottopagato, quindi perché dovrei ricordare qualcosa? Mettiamolo a fuoco, vediamo. Stiamo mostrando un joypad. Aspetta, Ah, ok. fai così. Joypad, non si vede più niente. Ragazzi, non ci posso fare niente, sono ritardato. Comunque, est questo, guardatelo, è stupendo. Guardatelo. Aspetta. Questo joypad che mi è stato spedito da Aoki e la ringrazio per questo, costa esattamente 24,99 euro su Amazon. Io vi lascerò il link in descrizione, come tutti gli altri video fatti finora. Ovviamente, prima di cominciare a vedere come funziona questo joypad, vi ricordo che in descrizione trovate anche i link dei miei colleghi Salvatore Bruno e Director Mode. Qui su YouTube fanno video davvero, davvero interessanti. Molto bene, come possiamo vedere nelle immagini che adesso andiamo a mostrare a scorrimento. Il joypad esce da uno scatolo in finto legno come colorazione, di conseguenza è davvero gradevole sia alla vista che anche al tatto. Molto elegante. Infatti al tatto ci rendiamo conto che comunque è un materiale molto riciclabile e di conseguenza davvero gradevole. Ovviamente dalla confezione che cosa esce? Esce il joypad con un connettore, il connettore praticamente che ci permette di collegare il joypad stesso all'interno di una serie di dispositivi, perché oltre a uscire la USB come mostrato all'interno delle immagini che vanno ad scorrere adesso, la USB può essere collegata anche al terminale Android, proprio con questo cavo. Questo cavo, infatti, ci permette tramite USB che esce all'interno della confezione di essere collegato, a meno che voi non abbiate un telefono con porta Type-C, all'interno della porta per l'appunto di ricarica del nostro smartphone per giocare ai giochi più importanti su Google Play È Store. presente inoltre anche il libretto delle istruzioni per chi fosse affezionato a questo genere di cose. E cos'altro? E una cosa molto importante è la garanzia. Aoki non manca mai di garanzia all'interno dei propri scatolini, infatti la garanzia dura ben 2 anni. Quindi oltre alla garanzia Amazon, se lo acquistate lì, avete anche la garanzia Aoki. Il joypad presenta 4 lucine. Le lucine, a seconda del numero di accensioni che varia da 1 a 4 per l'appunto, come sta mostrando esatto Salvatore in questo momento, le lucine praticamente ci dicono in che modalità il joypad si collega al nostro sistema esterno. Possiamo usare il numero 1 come modalità Android o il numero 3, che sono il numero 1 e il numero 3 più importanti per l'appunto. Il numero 3 infatti ci permette di collegare il joypad all'interno del Windows, Sì. nel sistema per l'appunto Windows, quindi anche al computer. L'unica inconvenienza è per l'appunto che questo sistema joypad non è collegabile al Mac, purtroppo. È facile da configurare all'interno dei giochi? Beh, direi di sì, anche se non tutti i giochi sono fatti per questo tipo di joypad. Purtroppo, ovviamente, i creatori di giochi del Google Play Store fanno giochi per smartphone, di conseguenza sono pochi i giochi compatibili, ma neanche poi così tanto pochi. Infatti, in Sì. descrizione. Una lista contenente tutti i giochi che noi abbiamo ritenuto essere validi per l'utilizzo con questo joystick. Esatto, infatti noi adesso all'interno del video vi mostriamo per l'appunto due giochi principali, tra cui MotoGP soprattutto, che è un gioco famosissimo di Google Play Store, e uno sparazombie. Sparazombie, che se vi interessa per l'appunto il titolo troverete sempre qui in descrizione il link per il Google Play Store. Mentre parliamo, ci vedrete giocare con questi giochi. Esatto, come potete ben constatare il joypad fa tutto il lavoro sporco, infatti quello che vi consiglio di acquistare oltre al joypad stesso su Amazon, e vi inserirò sempre il link in descrizione, è praticamente un sistema a tre piedi per smartphone. Il sistema a tre piedi per smartphone che vi sto mostrando qui ci permette praticamente di collegare lo smartphone, ecco che adesso vi mostro una clip all'interno di questo sistema, e per l'appunto poggiando il telefono con tre piedi sopra una scrivania riusciamo tranquillamente a giocare in maniera molto molto fluida. Un'altra possibilità bellissima è quella di installare BlueStacks sul computer, che è un emulatore Android, e collegare il computer con un cavo HDMI alla televisione. Dopodiché installare questo joystick, ovviamente in compatibilità Android, e creare così una vera e propria PlayStation sul computer, È perché vero. sono disponibili un sacco di applicativi, così giocherete in altissima definizione con un joystick e vi sembrerà davvero un'esperienza È formidabile. vero, infatti se riaggiungiamo in questo video ben 250 like, io vi prometto che vi porterò sul canale un video di questo tipo, cioè come emulare praticamente una vera e propria PlayStation
dallo smartphone alla televisione. La fluidità dei giochi non viene inficiata dal controller, che comunque restano molto molto fluidi. Sì, come ti è sembrato il joystick? È robusto? Il joystick è molto robusto, ma però leggero. Esatto, sì, infatti non dà fastidio, è anche trasportabile. Di conseguenza, se vogliamo uscire un giorno e portarci ovviamente lo smartphone sempre con noi, ma nel contempo uno zainetto con il joypad sicuramente non subirà danni e inoltre è molto leggero e dunque non peserà. Il joypad si ricarica tramite ingresso USB, micro USB. Bravissimo. E per il resto mi sembra un prodotto valido. È vero, Aoki ci lascia sempre senza parole, per quanto i suoi prodotti costino poco, ma nel contempo sono di ottima fattura. I tasti RT ed LT sono dei veri e propri grilletti. È vero, come potete udire dal rumore. Se devo trovare una, diciamo, difetto, una cosa, sì, un difetto, diciamo, non mi piace il fatto che comunque collegandosi a USB esso non riconosca il sistema operativo con il quale noi vogliamo richiamare il collegamento. Di conseguenza essere noi a catturare l'ingresso del nuovo dispositivo. Esatto, quindi di conseguenza magari se noi colleghiamo il joypad all'Android esso non si accenderà in luce 1 come detto all'inizio del video, ma magari 4. Ma non è un vero e proprio difetto. No, l'unico inconveniente è che dovete restare lì col dito, cliccare fino a che non esce causalmente la luce 1. Di conseguenza questa è una cosa che magari Aoki poteva, ecco, andare a rimediare nel livello software. Sì. E il layout, ultima cosa, è quello di una Xbox, che è quello che io preferisco pur avendo una PlayStation, perché i due puntatori analogici sono disposti, uno inferiormente e uno superiormente. E questo è positivo perché quando si gioca non scorrono le dita verso l'alto, per cui si può avere un'esperienza di gioco più fluida, più dinamica, migliore, senza correre il rischio di concludere una sessione di gioco con i pollici doloranti. È vero, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, spero vi sia piaciuto e fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate, se trovate qualche titolo che in link nella descrizione per l'appunto non trovate, magari me lo suggerite voi a me, e se alla fine per l'appunto l'acquistate vi trovate bene. Guido, ma questo joystick te l'ha prestato la Aoki? Sì, questo infatti. E ti ha prestato anche un po' di dignità? No, purtroppo, ma però questo lo acquisteremo con i like, ragazzi. Ciao. Va bene, alla prossima video, in settimana, giovedì, mi raccomando. Io non ci sarò più però, quindi so che piangerete perché io non ci sarò mai più su questo canale, però fatevelo passare. Mi abbandonerà. Bene ragazzi, buona domenica, per oggi è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi.